Si collegano come sempre un pochino dei nostri amici, diamo un'occhiata. Intanto io sono sempre quei 15 secondi di ritardo rispetto a voi e vediamo un attimo chi si sta collegando. Eccoci qui, siamo live. Vedo intanto qualcuno intanto che si collega. Diamo un'occhiata. Eccoci qui, abbiamo i primi collegati. E aspettiamo che si colleghino un pochino di amici. Come state? Scrivetemi anche nei commenti, come sempre, se mi vedete, se mi sentite bene. Vi chiedo scusa per l'altra volta, abbiamo fatto una ricetta dove io ero sempre un pelino in ritardo per un problemi di linea. Oh, vedo Benjamin Willard, fedelissimo. Ciao Benjamin, ben trovato. Siamo già un po' a collegarci, siamo già una decina di persone, aspettiamo ancora un po' di amici. Mi scrivete se mi sentite bene e se avete cucinato. Inizio a fare un primo sondaggio con i primi collegati, se avete cucinato le vecchie ricette. Scrivetemelo. Fatemi delle domande. Se non vi sono chiari magari ancora alcuni ingredienti, io come sempre, vedete sotto, vi ho riportato tutti gli ingredienti. Per realizzare la piadina. Oggi faremo sia la piadina sia i cassoni. C'è Paola che mi aspetta, tra poco gli do la linea e tra 2 minuti esatti partiamo. Quindi, ricapitolando, in passato abbiamo fatto passatelli, strozzapreti, ravioli, torte e oggi facciamo la piadina e i cassoni e poi prossimo sabato, proprio prima della Pasqua, faremo qualcosa. E proprio per una bella colazione pasquale, poi dopo vi raccontiamo qualcosa. Vedo Lorette, ciao a tutti. Vediamo un pochino di collegamenti, un po' di amici che si stanno collegando e poi direi che tra 2 o 3 minuti neanche possiamo partire. Siamo già una ventina di persone. Magari qualcuno ha già finito di lavorare a quest'ora. Chi lavora in smart working riesce a collegarsi con noi. Eccoci qui, siamo abbondantemente, ok, siamo 21 persone. Mi sentite bene? Chiedo magari se qualcuno riesce a rispondere, magari avvicino leggermente il microfono. Eccoci qui. Ok, perfetto. Direi che ci siamo. Benissimo. Siamo già tanti collegati. Benissimo, ragazzi. Allora io inizierei. Ciao Daniela, ciao a tutti. Inizierei col partire con la regina dei piatti, la piadina romagnola, come sapete, se non ne viene fatta in Romagna, non si può chiamare piadina. Intanto io parto da questo. Da qui in poi iniziamo a raccontare e ci iniziamo a divertire. Siamo già una trentina di persone. Via, iniziamo. Allora, vediamo se vedete la nostra amica Paola che tra... eccola qui, eccola qui. Ciao Paola! Ciao Andrea, ciao a Ciao, come tutti. stai? Benissimo, Bene, grazie. benvenuti nella tua cucina, in cucina con te. Grazie, benvenuti a voi, sì. Allora Paola, abbiamo già una trentina di amici collegati. Oggi stavo appunto introducendo la piadina come piatto principale per la cucina romagnola, giusto? Certo, assolutamente. Noi lo usiamo un po' come il È pane, proprio quindi... come il pane, sì. Quindi diciamo che quello che ti chiedo, e saluto anche tuo marito che lo vedo che ti sto dando una bella mano nella ripresa, quindi saluto anche Sandro, di farci vedere, intanto entriamo un attimino nel dettaglio, che cosa ci Non si serve per sento, Andrea. fare una piadina. Aspetta che proviamo così, aspetta. Non ti sento, Andrea. Eccomi qui, mi senti? Eccoti. Sì, Ecco, stavo adesso. dicendo di fare, diciamo, un riepilogo di quello che ci serve. Sì. Allora, io farò mezzo chilo di farina, faccio la dose con mezzo chilo di farina e metto 50-60 grammi di olio di semi, si può usare anche lo strutto volendo. A me piace un po' più leggera, un po' più croccante, quindi la faccio con questa. Questa possono anche mangiarla i vegetariani, quindi non avendo grassi. E metto 220-230 di acqua. Perfetto, perfetto.
Chiedo a tuo marito se riesce di stringermi un pochino l'immagine, così facciamo vedere bene. Poi aggiungo un po' di sale. Eccoci qua, ci siamo. E così. Quindi la facciamo all'interno Di una di... ciotola Ok. e poi la metto sul tagliere quando inizio a impastarla. Quindi iniziamo a girarla in questo modo. Sì. Vedo già diverse persone collegate, magari stanno iniziando a cucinare con noi e quindi iniziamo a Bene. girare l'impasto. Allora. Eccoci qui. Mi senti abbastanza? Sì, ti sento bene. Perfetto, perfetto, benissimo. Quindi Allora. iniziamo a girare. Tu giustamente prima hai detto che chi non ha lo strutto, perché la piadina, diciamo, quella piadina, quella, diciamo, di casa Non ti Artusi, sento, no? Andrea. Mi senti adesso? Mi senti? Mi senti? Mi Adesso sì, sentite? sento Perfetto. La tanto. piadina, quella di casa Artusi, viene fatta come ricetta storica e segreta, con lo strutto di Mora Romagnola. Oggi noi utilizziamo l'olio, va benissimo, molto meno grassa, però se avete lo strutto potete ovviamente farlo con lo strutto. Va Eccoci qui. benissimo. Io quando uso lo strutto lo faccio sciogliere un pochino a bagnomaria, così Ok, riesco ad amalgamarlo meglio. benissimo. Quindi adesso iniziamo a girare, a impastare. Ecco. Se non mi doveste sentire, ditemelo, magari scrivetemelo anche nei commenti, anche voi Sandro e Paola, se non mi sentite tranquillamente ditemelo. Eccoci qui, iniziamo ad impastare. Poi Aggiungo. sostanzialmente io adesso racconto un pochino la cosa. La piadina romagnola è un po' come la crescia, un po' come il pane carasau, diciamo per altre regioni, non ha lieviti all'interno, non ci sono praticamente uova e quindi viene fatta in questo modo. Quindi noi la impastiamo e adesso iniziamo a creare il nostro pane di Romagna che poi noi utilizziamo veramente come un pane, quindi poi vi faremo vedere la cottura, vi faremo vedere i vari condimenti e le varie cose. Poi vi facciamo vedere il cugino della piadina romagnola, che invece è il cassone. Vedete Paola come pa impasta energicamente. Eccoci qui. Eh sì, un po' di forza ci vuole. Un po' di forza nelle braccia, ragazzi. Iniziamo a impastare. Vediamo se ci sono domande. Allora, ci sta salutando Susanna Ostberg, Ciao Susanna, ciao. poi ci saluta anche Paola Silvi, che eccoci qui, poi c'è Camilla Donati, Simone Ciao. Leardini, ciao mamma, ti saluta tuo figlio Simone. Ciao Simo. E allora, poi c'è Marco Melli che ci dice, ho provato a fare la piadina, ma in Emilia Non ti non è sento, uguale a quella Andrea. romagnola. Io probabilmente ho un ritardo nel microfono. Qualcuno mi dice che ha provato a farla in Emilia, ma non è uguale a quella romagnola. No. Sì, sapete che la Non si Romagna, sente. Vai un po' più indietro. sapete come che la Romagna, diciamo, è proprio la patria, no? Dove nasce la piadina. Però chiaramente voi provate a farla a casa, divertitevi, fatela fare anche ai bambini perché No, veramente è non molto, molto sento Andrea, divertente. non ti sento. Ogni tanto stacco il microfono, Paola, perché no, Bene. lo stacco io, Ok, tranquilla. ok, ok. E spero ci sentano i nostri amici che sono collegati. Se non doveste sentirmi, gentilmente scrivetemelo nei commenti così vediamo di tarare un attimino. Come vedete, allora Paola Andrea, mi sta senti? impastando. Non si sente. No, non si sente.
Non si sente la voce. Allora, io spero che voi riusciate a vedere ugualmente. Provo a reindirizzare un attimino i microfoni, ma... Si sente. Paola? Adesso mi Paola? sente. Sì, Perfetto, adesso sì. scusate. Chiedo scusa a tutti. Eccoci qui. Ecco, come stavo dicendo, Paola, raccontaci cosa stai facendo adesso. Ecco, allora adesso io ho tagliato e faccio le pagnottine e questo è un impasto che se riposa un pochino è meglio, si riesce a tirare meglio, quindi io ne avevo fatte già prima e adesso prenderò quelle là. Perfetto, più o meno su un impasto così quante pagnottine escono? Ho fatto 6 pagnottine da mezzo chilo di Perfetto, farina. benissimo, benissimo. Le metto in un sacchettino perché non facciano la crosticina. Perfetto, così le andiamo a chiudere. E le lascio riposare qua. Ok. Allora, cominciamo a tirare la. Scusate ragazzi, si vede che c'è un problema nella connessione da parte di Sandro e vediamo di riuscire a collegarci. Eccolo, lo vedo, lo andiamo a reinserire. Eccoci qui. Pronti? Eccoci, eccoci. Ci siamo? Sì, assolutamente. Ok, allora accendiamo un po' prima il testo perché deve essere bello caldo. Benissimo. Adesso tiro una piadina. Eccoci qui. Andiamo a tirare. Facciamo una precottura. Io quando le faccio ne faccio una quindicina, poi le precuoto e le tengo in frigorifero 2 o 3 giorni. Perfetto. Quindi poi si mantengono. Quindi Paola, stavo dicendo, poi le piadine si mantengono tranquillamente. Sì, si mettono in un sacchettino di nylon chiuse e tra l'altro è anche molto più leggera di quella che ogni tanto compriamo perché abbiamo sempre mille cose da fare. Quanto deve essere larga più o meno la piadina? Al Ma a circa. seconda del testo che hai, a volte le faccio più sottili, il mio è abbastanza largo. E le faccio abbastanza sottili perché mi piacciono un po' più croccanti, ma si possono fare della misura che si vuole. Certo. Ad Infatti esempio, in Romagna si possono fare di diverse altezze, no? io la faccio grande così, guarda. Perfetto, sì, sarà più o meno un 20 centimetri più o meno di diametro Sì. all'incirca. Infatti in Romagna, come stavo dicendo, si fanno di diverse anche altezze. Se andiamo nella zona di Cesena e Forlì è un Sì, po' è più alta, giusto? più alta anche, loro poi usano il bicarbonato anche dentro, cosa che nella nostra tradizione non ci sarebbe. Ok, quindi diciamo questo può essere un Allora, altro vorrei prendere consiglio. questa che intanto la prendo. Eccoci qui, così intanto iniziamo a guardare la cottura. Eccoci qua. Mi senti Paola? Eccoci qui. Mi senti Paola? Vedete? Perfetto. Sì. Ecco, Iniziamo a cuocere. sì, appena fa un po' di bollicine, la giro, un po' di umidità la deve mantenere, non deve essere asciutta perché sennò poi quando la vai a ricuocere si secca. Ok. Eccoci qui. Poi la vera piadina, come si dice, bisogna girarla con le mani, giusto? Eh sì. È un altro andare. Ormai le nostre dita sono un po' cotte, non sentono neanche più il calore. Chiedo a tuo marito, se mi sente, di riuscire ad avvicinare un po' la telecamera verso la piadina, così facciamo vedere la precottura. Eccoci qua. Vedete? Il fuoco Dopo deve Paola. Ecco, essere bello vivace. infatti volevo chiederti Sì. questo. Il testo deve essere bello caldo? Bello caldo. E poi
Poi con il cassone invece appena si mette sopra a fuoco alto, poi pian piano si abbassa un po', Ok, perfetto. perché ha una cottura più lunga naturalmente, essendo chiuso. Quando capisco che devo iniziare a girare la piadina? Ma io la guardo da sotto così, però fa anche un po' di bollicine, quindi dovrebbe essere, adesso dovrebbe darci qualche cenno fra un attimo. Perfetto. Quando diciamo dobbiamo girarla, ecco, Guarda, sì, ma così vedi che cerchiamo di non so capire. se si vede, ma Sì, io la vedo, incomincia. c'è una bella bolla, la vedo lì. Ecco. Adesso poi la prima non viene mai cotta benissimo perché deve prendere calore. Eccoci qui. Vediamo se si vede. Si vede? Sì, perfetto, si vede molto bene. Ok. Sì, si vede. E in alternativa al testo, se uno non ha il testo in casa, cosa si può utilizzare? Ma anche una padella antiaderente, però diciamo che il testo è lo strumento più adatto, Principale, perché diciamo. si trova un po' dappertutto. Sì. Usano anche quello di terracotta, usavano una volta, Quello vero, quello quindi diciamo romagnolo per la sì, cottura. esatto. Allora, tuo figlio mi sta scrivendo. Tuo figlio mi sta scrivendo. Mi senti, Paola? Quale dei due? Simone, Simone. Simone, E mi sì. dice: Ines ti sta guardando. Ines è la nostra nipotina di 8 mesi. Allora, Grazie, la salutiamo tutti, gli mandiamo un grosso bacio. che non vediamo da un mese e più. Dopo quando crescerà a piadine questa bambina. Io questa qui la tolgo da, perché già, anche se di qua è bianca, poi si colora Perfetto. quando gli diamo la cottura finale. Quindi adesso diciamo che abbiamo fatto una precottura, diciamo. Sì, una precottura. Perfetto. Io le Ok. lascio così quando le devo mettere in frigorifero. Ottimo. Oh, perfetto, perfetto. Adesso vado a fare il Via, cassone. andiamo a vedere, ci porta Sandro verso il tavolo. Eccoci qui. E iniziamo a preparare il cassone. Eccoci qua. Quindi diciamo che il procedimento per farlo è il medesimo, giusto? Stavo dicendo, Paola, il procedimento per farlo è il medesimo che la piadina, solo che chiaramente il Esatto. cassone viene riempito, diciamo, con Sì, qualcosa di diverso. lo faccio anche un pochino più altino perché dovendo tenere il peso del ripieno. Perfetto. Allora, vediamo un attimo. Eccoci qui. Lo Siamo. Adesso prendo la metà. chiudiamo in questo modo. Sì. Gli facciamo, diciamo, una linea, Un diciamo, segno, giusto? Un sì, così segno, ecco. da sprecare meno pasta possibile. Queste qui sono Perfetto. delle erbette di campagna, sono già condite. Io le condisco con olio, sale e un bel po' d'aglio. Adesso col fatto che dobbiamo stare in casa, se anche rimane un profumo un po' forte, non dà fastidio a nessuno. Assolutamente, È poi fa vero? bene l'aglio, A me quindi. l'aglio piace tanto. Ma queste le hai bollite, giusto, prima o le hai Queste le ho fatte in bollite. padella? Sì, queste le ho bollite. L'originale sarebbe con le rosole, ma quest'anno è molto difficile trovarle perché la Esatto. stagione è stata calda, quindi non ci sono. Che cosa si può utilizzare al posto delle rosole?
può utilizzare la bietola. A me piacciono un pochino amarognoli, quindi con la bietola io ci metto anche la cicoria. Ah, E perfetto. ha un sapore simile alle erbe di campagna. Ok. Adesso lo vado a chiudere. Eccolo qui, iniziamo. Lo premo un pochino così gli esce l'aria. Eccoci. Ah, eccoci. E Prendo poi questa è la parte più importante, vero? la. Sì, questo deve essere chiuso bene. Si preme con la forchetta in Eccoci. modo da attaccare le due parti. Tac. E Vedete con che tecnica? Gli facciamo un bel ripassino. Tac. allora, io ho Bello più. imparato a fare la piada che avevo 9 anni. Mia mamma mi metteva su un banchettino e mi Fantastico. faceva tirare la piada. Quindi, quando la faccio, ho sempre in mente quei momenti là. Lo vado a mettere sul testo. È un po' come tornare indietro, no, nel Ah, tempo, sì. tutte le volte che ci si mette sulla spianatoia. Sì. Sì. Ed è una cosa che si fa poco oggi, poi. Già. Siamo sempre di fretta, che in verità poi quando ci si prende la mano è anche abbastanza facile farli, eh? Ma dopo c'è sempre un po' di pigrizia che ci prende. Certo. Ma infatti queste belle live che stiamo facendo è anche un modo per riscoprire un po' quelle cose che non si fanno più, no? In casa, il piacere di stare Certo, davanti a una spianatoia, impastare insieme, far divertire i bambini. è Quindi questo vero, è è vero. sicuramente il Allora, senso. quando lo cuocio, Andrea, premo il bordo perché se no questa parte qui rimane sempre un po' più cruda. Ok, perfetto. Quindi vedete con che tecnica, quindi appuntatevi soprattutto questi procedimenti perché vi aiutano tantissimo, soprattutto poi nella cottura. Ecco, adesso lo abbasso un pochino perché ha già preso un bel colore. Anche qui il fuoco deve stare molto E alto o medio? quando lo metto sopra lo tengo abbastanza alto, poi lo abbasso. Perfetto. Quindi alto appena lo appoggio e poi inizio ad abbassare. Sì. Ok, quindi la cottura deve essere fatta in questo modo. Sì. Utilizzi per schiacciarlo, quindi non utilizzi le mani. Ok. Questo qui è proprio in cima, no. Perfetto. Allora, vedo che qualcuno ci sta Scotta salutando. proprio. Eh sì, questo scotta, quindi attenzione a non scottarsi. Eccolo Adesso lo mettiamo in piedi perché naturalmente qua, la eccolo qui. parte in fondo bisogna cuocerla Esatto, in tenendolo questo in modo. piedi, sì. Sì, perché il cassone, chiudendosi in questo modo, ha bisogno anche di una chiusura, diciamo, su Esatto, quella linea, ecco. certo. Eccolo qui. Andiamo a vedere. Ecco, vedi, di qua è ancora chiaro. Esatto, di che colore deve essere il cassone per cuocersi? Guarda, È questa parte qua è già cotta. Quando è così già arrivato a cottura. è già pronto, sì. Adesso è proprio solo la parte sotto che va. Perfetto. Se i cassoni li voglio preparare e poi li voglio mettere in frigorifero, Sì, in frigorifero mantengono. sì, in frigorifero sì, in freezer direi di no perché la verdura poi produce dell'acqua e quindi non so se io non li ho mai messi in freezer i cassoni, Perfetto. però in Invece frigorifero sì, la magari si fa. piadina? La piadina puoi metterla dove vuoi, sì, anche in freezer, Anche in sia freezer, in quindi frigorifero che tranquillamente in freezer. mantiene. Sì. Quindi diciamo, prima noi abbiamo fatto una precottura di una piada, adesso stiamo No, facendo una precottura o praticamente no, cottura. Questa è già la cottura del questo è cassone, finito, sì. questo è già finito. Questo è Dopo finito, eventualmente se lo voglio scaldare, lo posso scaldare, giusto? sì. Non Questi succede sono niente. buoni anche il giorno dopo, non c'è nessun problema con questi. Perfetto, perfetto. Allora,
Adesso questo è cotto, vado a fare quello con il pomodoro e la mozzarella. Un altro cavallo di battaglia romagnolo, perché Sì. poi c'è quanti tipi di cassoni conosciamo in Romagna, Paola? Tantissimi. Tantissimi, Elencamene, anzi, il tuo tantissimi. preferito, il tuo preferito. Il mio preferito è cavoli e tonno, ma Cavolo. anche cavoli e salsiccia, patate, salsiccia e mozzarella. Ce ne sono di mille, con radicchio e la scamorza. Si può. Spettacolo. Ah, sì. Mio preferito è patate e salsiccia. Patate e salsiccia Ecco. e mozzarella dentro. Quindi Io l'ho mangiato anche con patate, salsicce e tartufo, è una cosa splendida. spettacolare, Eh sì. spettacolare, spettacolare. Ma ci sono veramente tanti tipi di cassoni, veramente tanti. Si può farcire proprio con Sono insomma, spettacolari. mille possibilità. Assolutamente. Mia mamma li fa anche con la zucca. E Osta, sono molto buoni. con la zucca non l'ho mai mangiato. Sì. E veramente molto, molto buoni. Vediamo Alessandro cosa scrive. Io quando ne faccio molti li congelo e alle Venezia basta tirarli fuori nel freezer e metterli direttamente sulla teglia calda. Quindi Vedi? qualcuno comunque li Li congela. congela anche. Quindi diciamo, diamo delle informazioni, però è chiaro che se avete testato e avete provato e rimangono buoni, assolutamente. Qualche albergatore amico dice: imparate bene che quest'estate li facciamo insieme. Ha ragione. Oh, Li signore. mettiamo tutti in cucina, li mettiamo a questi clienti, questi amici che vengono in Romagna. Allora, questo qui, Paola, è con pomodoro Allora, e mozzarella? questo lo faccio col pomodoro e mozzarella. Qui io quando non ho il pomodoro fresco lo faccio con i pelati, li stagliuzzo, li condisco un po' prima e poi li lascio scolare dall'acqua perché sennò si rischia che si apra. Ok. Quindi questi sono già conditi, questi pomodori. Benissimo. Gli hai aggiunto anche del sale? Sì. Sì, dopo Perfetto. anche qui si può aggiungere l'origano a seconda dei gusti. I Ok. capperi, le acciughe, come sulla pizza. Qualcuno qui mi dice, Gianluca qui mi dice, mandane un paio. A vado, Gianluca Calzolari. Gianluca Calzolari è mio cugino. Vieni a Vedi? prendere, Gianluca. Ve li mandiamo, ragazzi. Ve li mandiamo. Adesso stiamo organizzando dei droni che arrivano nelle città, quindi ve li mandiamo direttamente in casa. Però dopo ce li mandate anche voi, che adesso imparate a farli così. Dopo ce li mandate. Eccoci qui. Ci fai rivedere il passaggio di chiusura? Sì. Allora, ho sempre preso la metà come a quello precedente, chiudo, gli Perfetto. faccio uscire l'aria. Questo qui Perfetto. è un po' più rognoso il cassone col pomodoro e mozzarella, perché il pomodoro un po' di acqua la mantiene sempre, quindi quando si va a cuocere è sempre un pochino più difficoltoso. Eccoci, vedete anche con la forchetta lo andiamo a chiudere. Poi la tecnica di Paola è veramente spettacolare perché lei gli fa uscire l'aria e poi inizia a spingere con la forchetta. Questo Ecco qua. diciamo rispetto all'altro è quello che spaventa un po' di più, vero, nella preparazione, quello che rischia di aprirsi. Sì, però siccome è tanto buono anche lui, Bisogna corriamo il farlo. rischio, no? Giusto, giusto. Vediamo Ecco. se c'è qualche domanda. No, al momento vedo tantissimi saluti ed eccoci qui nella cottura del cassone. Esatto, adesso a fuoco alto. Eccolo qua, vedete? Poi Paola ha una tecnica spettacolare perché lo gira tutta con la mano, poi lo Sì. preme.
Lo accudisce come un bambino, quel Ah, castello. sì, eh. È così, nel senso, in Romagna si cuoce con le mani. È chiaro che adesso nelle piadinerie molti usano la spatolina, però insomma, Sì, la loro vera ne hanno delle cottura. quantità.